Allora, buongiorno a tutti. Oggi, come annunciato, siamo qui con un certo numero di esimi colleghi. Ma funziona? Per presentare un libro curato dai professori Amedeo Di Maio e Ugo Marani, alla mia destra, i quali hanno scritto... la locandina è scomparsa, vediamo se... Manchi d'arsi, scomparsa... Eccola! No, vabbè, che hanno curato l'edizione di questo testo, Economia e luoghi comuni, Convenzione retorica e riti. A me spetta di spendere i primi 2 minuti, non voglio spenderne di più, per presentarvi i miei ospiti, diciamo, perché come sapete, come sanno i miei studenti, questa presentazione in realtà è pensata fin dall'inizio come una lezione per gli studenti del mio primo anno di economia politica, e anche ai colleghi io da subito ho detto questo, perché avevo intenzione di fare questa presentazione di libro non tanto come spesso si fa presentando i libri per discutere il libro tra colleghi, ma specificamente per dare a voi una finestra su una serie di tematiche che io posso soltanto fare accenno, come sapete, durante il corso, questo corso in cui voi siete destinati a dover imparare, a dover muovere i primi passi in questa materia che è l'economia politica. Allora, una parola anche sulla casa editrice, che il motivo, diciamo, per cui io ho anche voluto ospitare questa presentazione, questa lezione, perché l'Asino d'Oro è una casa editrice giovane, ha pochi anni, e diciamo, io mi sento piuttosto responsabile dell'aver chiesto agli editori l'apertura di una collana di economia. La casa editrice in realtà ha la sua spina dorsale nella pubblicazione di libri di psichiatria, quindi direi più ampiamente di antropologia, ma si occupa di ha tante collane nelle quali ospita temi dalla letteratura alla storia della scienza, alla storia dell'arte e così via, quindi una casa editrice molto coraggiosa. E dentro, diciamo, approfittando del loro coraggio, ho invitato gli editori a aprire una collana di economia che è stata inaugurata con un primo volume nel quale alcuni di noi hanno lavorato, e questo è il secondo volume della collana di economia che si chiama Le Api. E le api, tutti i miei studenti si devono ricordare che richiamano la favola delle api di cui vi ho parlato dall'inizio del corso. Quindi adesso non è il momento per rifare qui questa storia, perché in realtà serpeggerà durante questa presentazione la storia, diciamo, che io vi ho cercato di raccontare fin dall'inizio. Siamo adesso al testo. Il testo, come annuncia il titolo, si occupa di luoghi comuni. Che cosa sono i luoghi comuni? Sono delle frasi pronunciate senza riflettere sulla loro veridicità, sulla loro fondatezza. Allora, perché diventa importante questo libro? Per 2 motivi. Uno ovvio: il libro analizza una serie di luoghi comuni, alcuni dei quali sicuramente avete sentito pronunciare, letto sui giornali, alcuni ve li ho richiamati io. Per esempio, lasciamo fare al mercato, ce lo chiede l'Europa, non possiamo più permetterci questo welfare, il debito pubblico pesa sui nostri nipoti, tutte frasi che hanno una storia che è stata dimenticata.
troppo spesso dimenticata o volutamente dimenticata. Allora il libro fa questa operazione in prima battuta, prende una serie di affermazioni che troppe persone danno per scontate e le pone sotto analisi e ne svela la falsità. Quindi prima operazione assolutamente assolutamente apprezzabile di questo libro. Più a fondo ancora, questo libro si occupa di svelare quale pensiero c'è dietro queste frasi fatte, quale è il modello che le sostiene e quindi quale visione del mondo, della società, dell'uomo sta dietro a queste frasi. Io cerco sempre, non so quanto con successo, di spiegare agli studenti quanto sia importante sapere bene che cos'è un modello. Nelle scienze sociali, nella mia materia nello specifico, è fondamentale essere consapevoli del fatto che un modello consente di tirare delle conclusioni, di avere un'opinione su qualcosa a partire da una serie di ipotesi che voi fate fatica a capire, no? Alcuni di voi continuano a dirmi invece che ipotesi, teorie. Io invece spingo tanto su questo perché cerco sempre di dirvi: tutte le volte che leggete una affermazione data come verità, questa in realtà è una verità che si sostiene se sono vere le condizioni che hanno portato alla sua formulazione. Quindi è sempre importante essere consapevoli del fatto che ci sono delle ipotesi alla base di qualsiasi affermazione. Che non esistono verità assolute, esistono dei punti di vista. E allora diventa tutto molto legittimo. Legittimo è avere un'idea diversa da un'altra persona. L'importante è che si faccia chiarezza su quali sono le condizioni a partire dalle quali si ragiona. Ok? Quindi questa, per questo viene molto bene, secondo me, quasi al termine del vostro corso, presentare questo libro. E ringrazio davvero di cuore tutti i miei ospiti che adesso vi presento, perché sono qui per voi, ok? Quindi non soltanto i professori Maria Di Maio, Ugo Marani, che sono i curatori del libro, il professor Vincenzino Patrizi è un professore di questa vostra scuola, il professor Marco Bellandi è un professore della scuola di economia, sempre professore di economia, il professor Marco Ciardi è uno storico della scienza, insegna all'Università di Bologna. E rischiando la mia amicizia con il professor Ciardi, lo faccio cominciare nella presentazione di questo testo. Bene. È già finita l'amicizia. Io sono uno storico della scienza, insegno all'Università di Bologna, non sono un economista, quindi è il massimo dell'eresia. Esattamente. Se, diciamo, potrei essere un po' sotto la vostra preparazione, nel senso che è dal primo anno di studio, il mio livello è un po' sotto riguardo a quelle che sono le mie conoscenze in campo economico. Quindi vuoi dire che lo fanno iniziare, infatti non lo sto chiedendo anch'io. Intanto ringrazio comunque Anna dell'occasione, perché è un po' sto cercando di occuparmi da un po' di tempo di questioni che riguardano anche l'economia. Appunto, io insegno storia della scienza, e quindi io più che altro butterò delle domande, dei dubbi, poi ci sono gli autori qua apposta per rispondere, proprio da persona che non è dentro la materia, ma insegnando storia della scienza, appunto una delle domande che sono sempre posto è: ma l'economia possiamo considerare una scienza? Quindi questo dubbio ve lo dirò subito a voi, e nel caso che tipo di scienza, perché come sapete un conto è parlare di fisica, un conto è parlare di scienze sociali, un conto è... Stiamo facendo un accostamento alla psichiatria, la collana è la psichiatria, no? Sì, no, nel senso, psichiatria e economia potrebbero anche andare insieme,
sicuramente in certi versi. Però la più grande importante è tutto quella della storia, cioè su cui io insisterei prima di tutto per voi. Ripeto, io sono molto contento di essere qua perché quando ci sono queste occasioni, e soprattutto partendo dal libro, ad esempio per un non competente come me, che si intende poco di questioni economiche nel dettaglio dal punto di vista tecnico, ecco, il primo pregio che ho individuato in questo libro è l'estrema chiarezza da parte di tutti gli autori e di tutti i santi, cioè è estremamente comprensibile nelle complessità delle questioni economiche e anche dei linguaggi tecnici, però può essere, quindi lo trovo ad esempio adattissimo anche come lettura a uno studente di economia o di corsi di questo tipo del primo anno, e anche a studenti di altri corsi, guardo, sono qua anche dei miei studenti, quindi io insegno un dipartimento pensato, io insegno ai filosofi, agli storici, gli antropologi, ogni tanto vengono anche dei fisici, dei chimici, non vedo mai degli economisti, questo mi dispiace perché parlo spesso di economia. Quindi c'è un'estrema chiarezza e ci sono molte cose importanti e credo molte cose utili anche proprio per studenti che si avvicinano all'economia, da un punto di vista che potrebbe appunto sembrare diverso rispetto magari a quello che voi state affrontando. Anna già accennava una questione, no? Cioè io ve la metto così, siete sicuri che le cose che state studiando siano veramente nel modo in cui le state imparando, sui testi in cui le state imparando? Questo sto dicendo in maniera molto generale, no? Però è un dubbio che si vede sempre poi. Dal mio punto di vista di storico, proprio prima ancora che essere storico della scienza, mi sento proprio storico, cioè con la convinzione che noi riusciamo a capire qualsiasi tipo di problema solo se effettuiamo una ricostruzione di tipo storico, solo se andiamo a vedere quali sono le origini delle questioni di cui stiamo dibattendo. Quindi oggi anche in ambito economico si discute di tante questioni, e spesso si parte dall'attualità, si parte da un manuale dove ci vengono presentate determinate teorie, ipotesi. Questo non accade solo in ambito economico, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. È un problema che riguarda in generale, e in questo momento metto dentro l'economia le discipline scientifiche, riguarda tutte le discipline scientifiche, questa è una cosa di cui mi sono occupato molto. Cioè quando si va a studiare il manuale di fisica, di chimica, questo accade agli studenti del primo anno di chimica, di fisica, ma anche loro studia un manuale in cui, questo già succede al liceo, tutti voi venite a preparazione liceale, quindi quante volte vi sarete trovati di fronte a formule di chimica, fisica, in cui uno dice, vabbè, mi devo imparare tutta questa roba a memoria, ma perché, qual è il significato, cosa ci sta dietro? La genesi del problema sarà andata veramente così? Quando mi parlano di Newton, sarà veramente il Newton storico o sarà un Newton ricostruito a posteriori? Ecco, la stessa cosa vi dovete porre sulle cose che state studiando. Io, anche perché non voglio prendere troppo tempo come primo intervento, dicevo anche che mi sento sempre... Fa molto piacere sempre essere presente in queste occasioni, perché quando leggo libri di questo tipo faccio anche questo genere di riflessione, da non economista. Forse molte delle cose su cui ho riflettuto in questo periodo hanno un fondamento di verità. Cioè mi sento un po' meno solo rispetto a tutta una serie di luoghi comuni nei quali in genere ci incontriamo. E appunto da non esperto, a non addetto ai lavori, anch'io accendo il telegiornale, leggo i giornali e mi sento continuamente ripetere tutta una serie di questioni su cui io, avendo fatto un certo tipo di riflessione, ho detto, mi sento sempre come quello della barzelletta, no? Che accende la radio e dice, c'è un matto che guida contro mano in un'autostrada, il matto guarda l'autostrada e dice, uno sono tutti, e quindi io mi sento sempre un po' in quella situazione. Quando entro però dentro il lavoro di
esperti economisti, mi rendo conto che effettivamente le cose sono più complesse di quello che potrebbe sembrare in apparenza. Allora, cito solo le cose che diciamo, dal punto di vista della mia sensibilità, mi hanno interessato. La prima si trova già nell'introduzione, cioè l'idea che qual è il luogo comune più generale che poi tutte le stupidaggini che dirò sono quelle proteggere, più generale che sta al fondo di questo libro, è quello della famosa mano invisibile, che qui mi aiutate voi, non so se si può attribuire ad Adam Smith, no, ma è stato poi attribuito ad Adam Smith, però diciamo c'è questa bugiana. O magari se qualcuno dopo Adam Smith non sa chi sia quando parlo, non è un calciatore dell'Everton, una cosa del genere. Nel senso, studente di primo anno di economia, non si sa mai, però uno dice, ma che sta parlando, non si sa mai, perché capita a volte che gli studenti di fisica, di chimica, non conoscono bene anche i protagonisti della loro storia. Mano invisibile, legge di natura, cioè l'idea che l'economia è qualcosa che viene regolata attraverso un meccanismo che è simile a una legge di natura, che va in automatico, come se esistirasse appunto un modello di fisica o di chimica, è come se ci fosse una legge che in qualche modo regola tutto il sistema economico, che è in contrasto, no, con l'idea di economia come scienza sociale, nel senso, poi vi leggerò un passo secondo me significativo. Quindi si dice che tutti gli altri luoghi comuni di cui si parla nel libro, che poi verranno citati, in qualche modo dipendono da questo, anche se poi non si parla nello specifico del luogo comune generale, la mano invisibile. L'altro punto è che questo luogo comune viene da lontano, quindi venendo da lontano ha bisogno di una storia che ci aiuti a capire perché viene da così lontano, per ricostruire il motivo in base al quale si è generato questo luogo comune. Questo è interessante e accade anche in molti altri ambiti di discussione contemporanea su argomenti che ad esempio non sono l'economia ma sono l'ecologia, o questioni riguardano l'ambiente o altre questioni di questo tipo. Cioè ci sono tutta una serie di questioni che a noi sembrano recenti e invece hanno un'origine molto più lontana nel tempo. Quindi questo grande luogo comune rimane all'idea di, ed è un tema che c'è dentro il libro, dell'economia che progressivamente si dà questa idea, questa forma di scienza neutrale. Scienza neutrale dove quindi esistono dei vincoli tecnici, o addirittura diremmo di natura, che noi non possiamo fare altro che rispettare, perché le cose vanno così, quindi ce lo chiede l'Europa, io pensavo parlassero della Champions League della Fiorentina, no? Ce lo chiede l'Europa, invece non ci siamo entrati, però non è così. Ci sono molti saggi interessanti. Per esempio quello di Vittorio Daniele, che parla della austerità espansiva, che uno dice l'austerità espansiva, infatti. Vediamo se ho capito bene. Convergenze parallele, esatto, una cosa del genere. C'è una citazione che vi leggo perché rende un po' l'idea di quello che è stato, diciamo, il percorso di ovviamente una certa tradizione economica, poi quella neoclassica, nel corso del tempo, e su cui appunto io mi ritrovo, perché avendo studiato certi fenomeni da storico, appunto ho visto il momento in cui l'economia, o cioè certi pezzi dell'economia, soprattutto la tradizione neoclassica, appunto assumere, c'è questo desiderio in tutti i modi di voler assomigliare alla fisica, al modello della fisica, e quindi di assumere questo carattere di scientificità,
e la citazione è questa: seguendo le vie di minore resistenza matematica, parla sempre della scienza economica, ha subito una deriva formalistica con teorie basate su assunzioni surreali, sto parlando io, così stando dal libro, come quella delle aspettative razionali. Quindi l'aspettativa razionale qui viene definita un'assunzione surreale, che per quanto logiche e utili per costruire teorie, non spiegano affatto il comportamento degli individui reali, cioè proprio di coloro di cui l'economia dovrebbe spiegare i comportamenti. Ricercando il formalismo matematico fine a se stesso, l'economia ha progressivamente perso la sua caratteristica iniziale, quella di essere una scienza sociale. Per me questo è un passo importante, determinante, su cui ovviamente concordo, avendo analizzato certe dinamiche da storico, però sono argomenti ovviamente di discussione. E l'altra cosa che volevo sottolineare è appunto in questo articolo, mi sembra, se ho capito, ma no, i dettagli tecnici è meglio che li lascio agli esperti dopo. Solo un'altra cosa che mi ha colpito ed è interessante nell'articolo di Di Maio, di Amedeo Di Maio, che inizia con un esempio che io stesso utilizzo per far comprendere a volte ai miei studenti di filosofia o di storia o di comunicazione che cos'è la scienza, perché a volte non ce l'hanno molto chiaro. Che cos'è la scienza, so che differenza c'è tra scienza e pseudoscienza, tra scienza e magia, queste definizioni magari non ce l'avete chiare neanche voi, ne possiamo parlare, però bisogna partire dagli esempi più semplici. Quando a volte si parla del fatto, no, ci sono i dubbi sulla scienza, sui metodi della scienza, no, sulla scienza che magari ha una conoscenza provvisoria e non ci porta mai a niente. Allora partiamo dall'esempio più semplice, che è anche la partenza di questo articolo. Chi è che di voi sarebbe disposto a sostenere come ipotesi plausibile il fatto che la Terra è piatta e non ha una forma sferica? C'è qualche sostenitore delle teorie della Terra piatta qua? No, qualcuno c'è sempre, anche dei economisti. Allora, no? C'era un grande fisico del Novecento, si chiama Richard Feynman, che diceva che la scienza non raggiunge mai conoscenze assolute, però ci sono certe conoscenze sono un po' più probabili e ci sono conoscenze che sono meno probabili. Su alcune questioni possiamo ancora discutere. Diciamo che ragionevolmente siamo tutti d'accordo che la Terra non è piatta. Poi ci sono quelli che vengono a suonare il campanello di mattina, no? Se no, non viene. Questo fa parte. Allora, la questione è questa. Qua l'articolo inizia dicendo cosa penseremmo di una maestra che ci assegnasse un compito nel quale ci chiedesse di descrivere la prova che la Terra è piatta e che il Sole gira intorno al Sole e che la Terra gira intorno e che il Sole gira intorno. Gli storici fanno conclusione di ciò. Questo è un punto importante perché, poi appunto chiedo conferma all'autore, lui dice, no? Come sarebbe giudicato la maestra che viene e assegna questo compito, anche il professore universitario, in tanti modi l'hanno visto a dire, no? Anche, questi articoli sono anche scritti molto bene, no? sono anche divertenti da leggere in alcuni casi. E non sarebbe, poi fareste venire un'idea strana su questa professoressa o su questa maestra. Però si continua dicendo che anche in economia, però, paradossalmente accadono queste cose, e magari noi ce ne rendiamo meno conto perché il linguaggio tecnico è più difficile, soprattutto per l'opinione pubblica, ma si dicono cose come se si pretendesse di assegnare un compito sulla Terra. E se ho capito bene, la domanda è se la Terra piatta in questo momento in economia equivale a che la riduzione delle imposte e la riduzione della spesa pubblica producono un incremento di reddito, anche, dopodiché ci mettiamo dentro anche il dogma del pareggio del bilancio. Allora, mi interesserebbe capire se effettivamente, l'ho detta male, no?
cioè, però appunto ci sono cose in economia che possono considerarsi alla stregua di un'idea di terra piatta, però a me interesserebbe anche capire da esterno allora quali sono le cose che in economia non devono essere considerate come terra piatta e magari andrebbero insegnate o andrebbero su cui si dovrebbe basare oggi l'economia, perché tornando all'introduzione, no, si parla di gioco, dell'economia come gioco dell'opera, cioè di una disciplina che va avanti ma poi improvvisamente ritorna indietro recuperando concetti stile terra piatta. Ora in ambito scientifico, con tutte le, diciamo, problematiche che ha la scienza moderna da Galileo in poi, c'è un po' l'idea del superamento, cioè gli studenti a fisica non studiano più la fisica di Aristotele, non studia neanche certi pezzi, la fisica si fa, c'è un certo tipo di progresso. Allora quello che interesserebbe capire se in ambito economico come funziona il corpo. Io mi fermo qua per il momento. Allora, posso passare la parola al professor Barbizzi. Dai, perché no? Andiamo su un tema specifico. Il professor Bellandi va su un tema più specifico. Il professor Ciardi ci ha aperto una serie di... Cioè, passiamo alle cose serie. Esatto. No, sentite bene, diciamo, respiriamo un po' su un tema molto definito e poi torniamo ai grandi. Buongiorno, grazie Anna. Sono contento di essere qua. Lei che già conosceva per molti altri, non sono conosciuto oggi. Perché non si apprezzato. E anche apprezzo, perché non si è sì, allora, come poi già stato ricordato, il grosso è il saluto di studenti, naturalmente, oltre anche con le presenti, presenti in aula. E come poi già stato richiamato, il diritto grosso dei contributi riguarda temi di politica fiscale, di tasse, spesa pubblica, monetaria, banche, questo è, diciamo, il grosso. Però ecco, e su questi io, come il collega, sono largamente incompetente, nel senso che la mia specialità è un'altra, la mia specialità è l'economia industriale e regionale. Naturalmente ho un'opinione, per così dire, informata, anche perché ho insegnato macroeconomia per tanti anni, perché, però non mi vorrei esprimere su argomenti di cui non ho una competenza specifica. Però c'è un capitolo che invece riguarda specificamente le mie competenze, quello di Giola e Petraglia, il cui titolo è Mezzogiorno, parenti, e Italia, chiusa parentesi, due punti sud Europa. E ecco, io vorrei, visto che su questi argomenti so qualcosa di più, vorrei fare qualche commento su questo capitolo. Sono d'accordo, anche gli altri capitoli sono molto interessanti e stimolano questo concetto che ora magari per uno per gli studenti del primo anno di economia non è ancora così ben definito, no? C'è il fatto che l'economia è una scienza che produce delle verità indiscutibili. Li vacciniamo. No? Però appunto con Anna, ecco, questo tipo di pericolo anche meno forte, però ecco, comunque questo discorso sui luoghi comuni è molto evidente, dove si parla appunto, è già stato richiamato alcuni passi politica fiscale e così via, però esiste anche quando si parla di economia industriale regionale, e io potrei parlare un po' delle piccole imprese verso delle escluse grandi imprese, distrette e così via, però ecco, riguarda anche il mezzogiorno e nella economia italiana. E su questo tema il discorso degli economisti, ma anche il discorso dell'opinione pubblica, fatta anche da non economisti, è pieno di, effettivamente, di luoghi comuni. No?
i curatori anche sono super esperti di questo, quindi di questo argomento, quindi sono delle autorità sull'argomento, quindi io faccio una federazione e poi loro sicuramente ci potranno tornare sopra e dare una prospettiva anche della mia. Però allora, primo, partiamo solo dal titolo, no? Il Mezzogiorno e l'Italia, tra parentesi, Sud Europa. Ora, sembra quasi indubitabile che il problema del Mezzogiorno è Sud Europa, no? Ma l'Italia è Sud Europa? Ma e cosa vuol dire Sud Europa? Il titolo ha una sottigliezza semantica che rimanda a queste domande. Cosa vuol dire Sud Europa? E nel discorso o mainstream, Sud Europa è associato all'immagine arretratezza, poca produttività delle imprese, sprechi delle amministrazioni pubbliche, evasioni fiscali, malcostumi di vario tipo, no? E questo è Sud Europa, quindi vuol dire parte della periferia poco produttiva e marginale dell'Europa, in particolare dell'Unione Europea, parte a cui si è aggiunta negli ultimi anni, sono aggiunti i paesi dell'Europa dell'Est. Quindi il Mezzogiorno d'Italia insieme a buona parte della Spagna, la Grecia, la Cipria, ora c'è anche questa compagnia e ci troveremo alla fine. Questa è la prima immagine, ma l'Italia sta dentro questa immagine? Ecco, se lo chiediamo a un economista mainstream, in Germania o in Francia o in Olanda, sì, l'Italia sta a pieno titolo in questa immagine. Se lo chiediamo all'economista generico, generale, insomma, che sta in tante, come se possiamo trovare in tante nostre università del centro-nord, e dice no, falsa distinzione. L'Italia sta nel sud, ma come media, perché è una media tra il sud e il centro-nord. Il centro-nord è molto più avanzato del sud, e questo anche in termini di produttività del sistema, una verità che è indiscutibile, ma è molto più avanzato, e non solo è più avanzato il sud, ma è, diciamo, più alto della media europea, siamo alla pari delle regioni più forti del nord Europa. E quindi appunto l'Italia ci sta come media, ma l'altro elemento di ragionamento è questo: se non ci fosse la parte di Zavorra, il centro-nord sarebbe alla pari dell'economia più forte dell'Europa. Questo è, ho voluto ricordargli un titolo, che cosa può voler dire, che cosa si trascina dietro quando associamo dei luoghi comuni che sono anche portati avanti da colleghi economisti, ma non sono simili. Ecco, Giannola e Petraglia argomentano molto, in maniera molto decisa, contro questo tipo di interpretazione o luoghi comuni o idee. E il saggio non è lunghissimo, ma è molto denso, ha dietro terra di studi e di dibattiti enorme, e quindi non c'è davvero la possibilità di entrare in questi dettagli, però cerco di introdurre qualche snodo usando i titoli dei tre paragrafi del capitolo. Il primo paragrafo dice, il titolo del primo paragrafo, Mezzogiorno da leva per la crescita nazionale a Zavorra d'Italia. Qui c'è un elemento che può essere sorprendente soprattutto per gli studenti giovani che ancora non hanno fatto magari studi di storia dell'economia,
perché la seconda parte stavolta si capisce bene, no? E rientra abbastanza bene nella percezione dei discorsi che si fanno, diciamo, nella parte centro-nord dell'Italia, no? E però invece la prima parte, leva della crescita nazionale, è più sorprendente. Ma quando mai? Quando mai il Mezzogiorno d'Italia è stato leva per la crescita nazionale? E effettivamente il tema della arretratezza del Mezzogiorno d'Italia è un tema alle radici storiche, incomincia subito appena si fa l'Italia, appena c'è l'Unità d'Italia, i primi parlamenti italiani e i primi governi si comincia a parlare della questione meridionale e con misure si alternano così, sempre con risultati non del tutto soddisfacenti, salvo in un periodo. C'è stato un periodo, per così dire, diverso, ed è stato il periodo del miracolo economico italiano, gli anni 50 e 60 del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per una serie di fattori che ora che non sono ricordati nel capitolo e che neanche io lo posso ricordare qui, l'Italia intraprende un percorso di ricostruzione prima e di crescita economica e industriale rapidissimo, che la porta in 20 anni a diventare una delle grandi potenze industriali mondiali. Gli autori ci ricordano che fra gli elementi che hanno giocato a favore, non ci sono solo quelli ricordati in questo articolo, ce n'è altri, ma non ovviamente ricordati, ce n'è uno che riguarda per l'appunto come ha giocato il Sud Italia. Sono state impostate delle politiche di intervento straordinario, statale, che hanno significato costruzioni di grandi infrastrutture di mobilità, strade, ferrovie, sociali, sanità, scuole, università, hanno significato impianto di grandi industrie di base nelle regioni meridionali, che hanno poi prodotto input fondamentali per l'industria del centro-nord, tipo acciaio e altro. E hanno significato aumento del reddito delle popolazioni, un mercato che è aumentato rapidamente e che è stato un mercato interno molto favorevole per rinforzare la crescita non solo delle grandi imprese del piano industriale, ma anche la crescita degli apparati sempre più forti di piccole e medie imprese nei distretti industriali del nord, est e centro d'Italia. E aumento del lavoro regolare e così via. Quindi, è stato un gioco, come si dice, a somma positiva, perché anche il centro nord ci ha guadagnato molto, appunto il mercato interno, parte della forza lavoro è dal sud si è spostata al nord e così via. Quindi, quello ed è stato dato da una precisa consapevolezza, e leggo qui, passo molto bene il tempo. Insomma, la fortuna dell'economia italiana, finché la sua natura dualistica e l'interdipendenza tra nord e sud hanno avuto un pieno riconoscimento, quindi non è che si nega che c'è un problema di arretratezza, no? Si riconosce che c'è un dualismo, ma si riconosce che c'è complementarità. Hanno avuto un pieno riconoscimento nel disegno delle politiche, si è la fortuna dell'economia italiana si è fondata su un modello di crescita nazionale basato sulla complementarità tra le due aree del paese, esaltato da uno scambio virtuoso tra territori capaci di produrre vantaggi reciproci e virtuosi processi di crescita nazionale e convergenza nazionale. Convergenza vuol dire che il divario, sia di reddito ma anche di produttività tra la parte nord e la parte sud, tendeva a diminuire in quegli anni. Ha continuato a diminuire negli anni 70. Ma le cose poi dagli anni 70, con le prime grandi crisi, del petrolio, l'inflazione insieme al rallentamento della crescita, poi ha voluto dire l'inflazione, hanno cominciato a andare male. La spiegazione
come mai hanno cominciato, come mai l'intervento straordinario del Sud ha cominciato a perdere i colpi, non è facile, e gli autori non entrano proprio nel dettaglio della spiegazione. Però c'è una traccia che poi viene ripresa. Anna, sei nudissima. Argomenti abbastanza se la passerà anche per me, ma poi magari da l'olio della crisi di Bobicenica. Allora, perché hanno cominciato a andare? C'è un'indicazione complicata, ma c'è una traccia che danno gli autori, una traccia che poi viene ripresa anche per capire la situazione del periodo più recente, intendersi quello dal 2007, scoppio della crisi del 2008 a oggi, e cioè il malfunzionamento di un altro ismo, famoso ismo italiano, il regionalismo italiano. Negli anni 80 del secolo scorso, le amministrazioni regionali, dopo anche l'avvio della metà degli anni 70, acquistano una capacità di manovra sempre più forte in termini di interventi sulle infrastrutture, sul reddito, sulle attività economiche, questo nelle regioni del nord ma anche nelle regioni del sud, e contemporaneamente diminuisce il peso in braccio dell'intervento nazionale statale. Questa è una spiegazione, no? E poi perché è stato fatto così? Lo dico proprio in fondo all'ultimo minuto, ricordando quello che dico anche io. Ecco, questo è, diciamo, c'è questa trasformazione, no? Che è anche trascinata da un elemento positivo che era sostenuto non solo dagli economisti mainstream, ma anche dagli economisti così dire alternativi a quel tempo. Cioè, si pensava che far scendere il livello delle politiche economiche da livello statale a livello regionale, a livello più vicino a dove avvengono gli effettivi fatti economici e sociali, fosse positivo. In Italia, dove non c'è mai stata una grandissima tradizione statale, no? Quindi si pensava si avvicina al popolo e stiamo meglio tutti, e invece avvicinare al popolo non è stato proprio la soluzione di tutto, anzi ha portato a dei guasti sempre più grossi e più dilettanti. Perché? Perché appunto le classi dirigenti regionali, soprattutto in meridione, lasciate fuori dal coordinamento di quale l'ordinamento nazionale, hanno cominciato a curare sempre di più interessi particolari. E questo poi ha, finisco dopo sugli interessi particolari, e questo ha creato poi un rimbalzo a livello di dibattito nazionale e anche internazionale. Considerando gli interessi particolari, gli interessi, i partiti della spesa regionali si sono moltiplicati, i partiti della spesa intenti a spendere senza riguardo alla produttività. Le regioni del sud hanno cominciato a riperdere il terreno della convergenza, è venuto fuori il discorso della zavorra di nuovo. Il nord paga le tasse e paga per gli sprechi delle regioni del sud. Questo è. C'è un altro tema che è pure ricordato qua nel volume, ma non ricordo, cioè la situazione dell'Italia nelle politiche di convergenza dell'Unione Europea che servono per le regioni di convergenza dentro le politiche europee, la presenza europea. È una situazione asimmetrica, ci troviamo a competere ora con il Sud Italia, che è una parte dell'Italia, quindi c'è una parte molto forte, abbiamo detto, con le regioni, con i paesi dell'Est, dove tutto sta dentro la convergenza, ed è una situazione asimmetrica che crea difficoltà crescenti nel recupero, nell'uso efficace di questi fondi. Lascio parlare e concludo. Torniamo al discorso della zavorra, di come mai il regionalismo è andato male, e anche nel discorso dei luoghi comuni dell'economista scienziato, no? Scienziato e sacerdote, direi. Concludo leggendo un proprio.
diciamo un passo proprio, e chiudo con questo passo molto bello del capitolo. Qui, diciamo, per dare un contesto, sta parlando di un documento fatto da Fabrizio Barca, quando era ministro del Ministero della Previsione Sociale, e prendendo atto dei fallimenti della politica regionale lasciata a se stessa, e diciamo, dicendo perché è andata male, e dando una guida che poi effettivamente voleva dire una maggiore direzione della politica nazionale, un sostegno alle amministrazioni pubbliche, che è stata seguita anche dal ministro Virgilia nel governo successivo, il governo Letta, e poi diciamo, la cosa si è interrotta bruscamente, come tutti sapete. Allora, questo è il contesto. Scrivo in questo caso. Allora, le proposte contenute nel documento Varga, impostazione di questa, discendono un giudizio molto severo sulla condotta delle classi dirigenti locali. Il Mezzogiorno è intrappolato in un equilibrio di arretratezza, non a causa dell'incapacità, ma a causa delle scelte consapevoli della sua classe dirigente. E cita un testo del documento Varga, scelte dettate dalla convenienza estragge un beneficio certo dalla conservazione dell'esistente. Giovani non istruiti, accessibilità inadeguata, imprese inefficienti, assistite, barriere amministrative all'entrata, ambiente non tutelato, bandi di gare e progetti mal fatti, anziché competere con un beneficio incerto in un contesto innovativo in crescita, dove i giovani sono competenti, l'accessibilità buona, le imprese efficienti, l'inefficienza assicurata l'efficienza e così via. Quindi, concludeva Barca, bisogna evitare di far affluire i fondi nelle mani di chi è responsabile della arretratezza e della conservazione. Un giudizio, e qui riprendono a parlare Petraglia e Giannola, un giudizio che suona come tardiva autocritica da parte di chi ha scommesso e perso sulla capacità delle amministrazioni locali. Un'analisi che arriva qualche anno dopo, qualche anno di ritardo. La mistura di incompetenza e consapevole opportunismo delle classi dirigenti meridionali ma anche settentrionali, così come la mancanza di quella rete di relazioni fiduciarie tra individui e istituzioni, di quelle norme sociali impregnate di coscienza civica, che alimentano lo spirito imprenditoriale, sane e rispettoso delle norme, la diffusione delle conoscenze, l'espressione dei bisogni collettivi e la formazione rilevante con il Ministero e l'agglomerazione, sono tutti aspetti ben noti da decenni. Ben noti da decenni a economisti ovviamente diversi da tutore della scienza e del sacerdote dell'economista, però questo è fatto. Grazie. Allora, qui siamo andati un po' più nello specifico, forse anche tanto per i nostri studenti, ma sono spunti. Io mi sono dimenticata, vi chiedo scusa, di portarvi le scuse di uno dei relatori che non è qua, che è il professor Massimo Amato, che ieri ha avuto un contrattempo familiare e quindi non ha potuto essere qua, forse a beneficio di una maggiore distensione degli interventi. Chissà. Professor Patrizio, adesso prima. Grazie. Io non è che insistessi in parlare l'ultimo perché la mia recitanza è stata di vantaggio, ritengo proprio da dire che sia così marginale che possa essere solo ascoltato così, insomma, come a voi di chiusura. Anche perché io, pur essendo un economista, oggi vengo a parlarvi di qualcosa che io coltivo a margine. Quindi non è di economia che cercherò di parlarvi, è di una piccola incursione che cercherò di fare in territori che sono in comunanza tra la storia della scienza o la filosofia della scienza e l'economia. Alcune cose, diciamo così, che un economista cerca di vederle, quindi in un modo del tutto come, quindi se la sua preparazione in economia prima era al di sotto del primo livello, ecco, io insomma
di fuori qualche sotto dei tuoi studenti. Ha detto che cerco di dire adesso. Correggimi attentamente. Punto numero uno che ho da dire è: da questa nostra discussione, cari studenti, voi rischiate, se io non dico così, ci provo a dire una cosa, di ritenere che la professoressa Bettini faccia uno sforzo del tutto inutile ad insegnarvi quello di cui stiamo parlando. Non è per niente così, non mi metto a dire di tanti motivi, ma un motivo lo voglio dire. Nell'insieme delle scienze, così come nel panorama quotidiano noi le vediamo, l'economia ha subito nell'ultimo 40-70 anni una pressione non paragonabile alle altre scienze in quanto a domanda di risposte. Cioè all'economia sono state fatte domande in continuo, tanto che, come dire, noi siamo abituati oramai a vedere la prima pagina dei giornali, dei quotidiani, occupata, proficuamente vorrei dire, non sempre non lo dico io, questa è l'opinione un po' che è, da articoli di contenuto economico. Quindi c'è una domanda molto forte di risposte di tipo economico, che dicono cosa fare a problemi che sono nostri. Beh, detto questo, quindi con questo non è sufficiente, ma diciamo così, pacificato un po' la professoressa Pettini, diciamo così, vengo a dire quello che ho da dire in termini del libro. Ecco, una cosa da osservare è: il pubblico potrebbe giustamente chiedersi, ma perché io dovrei leggere questo libro? Scusate la totalità della. Ecco, a mio avviso, tra le diverse ragioni, ce n'è una che è di questo tipo. Quando noi leggiamo un romanzo, noi sappiamo che che le conclusioni del romanzo si collocano alla fine. Cioè noi sappiamo che sfogliandolo arriviamo alla fine, possiamo leggere. Ecco, questo libro idealmente si colloca in un percorso che è iniziato, a mio avviso, almeno 100 anni fa. Ecco, attraverso libri scritti e spesso non scritti, e adesso è arrivato e ci dà una specie di conclusione, cioè ci dice dove siamo arrivati. Ecco il bello, a mio avviso, di questo libro: ci dice, occhio, da un percorso non sempre chiaro siamo qua, occhio, ecco dove stiamo andando e da dove stiamo venuti. Ci pongono queste domande. Io vorrei fare così adesso. Vorrei aggiungere alcune piccole, due in particolare. Da una parte vorrei dire che su di un aspetto da dove veniamo, cosa che è detto nel libro, ma vorrei aggiungerci un paio di faccende a mo' di domanda, sia agli autori sia al dibattito tra il pubblico, e dall'altra vorrei poi dire un altro aspetto, dove stiamo andando. Di nuovo, non posso certo parlare per competenze personali, sono domande aperte. La prima faccenda è: da dove veniamo? Una parola nel sottotitolo del libro è riti. Riti suggerisce una parola che il professor Bellardi ha già pronunciato, sacerdoti. Ecco, com'è che economisti e sacerdoti si sono incontrati? Dunque, c'è una prima faccenda. Questa storia dei riti non dipende da un altro dei mali che pure qui viene richiamato, che è il fatto che gli economisti semplificherebbero la realtà creandosi realtà virtuali sulle quali poi pontificare. Non dipende da questo. Il rito è qualche cosa che adesso vedremo, ma che ha origini diverse. Non ha qui a che fare neanche con un altro difetto pur richiamato nel libro, che è il formalismo matematico. È un'altra malattia dell'economia. Non ha neanche a che fare, ritengo, con quello che nella filosofia della scienza si chiama lo strumentalismo, critica di Popper, adesso per beneficio degli studenti sintetizzo, sostanzialmente questa critica dice che se io la mattina vedo
che le persone prendono l'ombrello per uscire, poi piove, concludo dicendo che piove perché hanno preso l'ombrello. Ecco, questo è un altro difetto. Il rito non ha a che fare con questi, che pure sono grossi difetti. Con che cosa ha a che fare allora? Ha a che fare con una divisione di ruoli. Da una parte i sacerdoti, dall'altra la collettività, il popolo. Ecco, questa prima divisione è tipicamente religiosa. Sant'Agostino, mi pare, da quel po' che ho potuto scoprire, è il primo che ha parlato di, da una parte, gli eletti, dall'altro le masse, ma le sue masse erano le moltitudini bibliche, quindi non erano esattamente quello che ci serve. La distinzione rilevante per noi tra sacerdoti, e io introdurrei un altro termine al posto di sacerdoti, gli intellettuali, perché è quella in realtà la categoria che adempi al rito ai quali nel libro si fanno riferimento, gli intellettuali da una parte e le masse dall'altra. Quant'è che questa frattura si crea? Quant'è che questo ruolo si crea? Ecco, io qui, insomma, azzardo, a me pare che si crei nel XIX secolo, in particolare si crea nel concorrere di due fenomeni. Uno, l'enorme per i tempi crescita della popolazione in Europa, in particolare in Europa, anche negli Stati Uniti, ma era cosa secondaria all'altra. Due, il suffragio universale non inteso come lo conosciamo adesso. Ecco, questi due elementi hanno fatto sì che fosse funzionalmente necessario il ruolo degli intellettuali. Funzionalmente per che cosa? Ma per il governo della collettività che veniva così a formarsi. Quindi un ruolo nuovo che richiede un rito anche nella forma, eccetera, tutto quello che voi studiate nella scuola di scienze politiche sulla formazione del consenso, eccetera, ha a che fare con, include i riti. A cosa si ricollega questo ruolo dell'intellettuale come formatore della coscienza collettiva? Si ricollega, adesso anche qua io vado molto sinteticamente, a un filosofo e a un libro particolare, che è quello di Così parlò Zarathustra, l'idea del superuomo. C'è un'idea, cioè, che qualcuno abbia un ruolo predominante nella formazione della collettività, del volere comune. E soltanto tutto questo che io ho detto molto sinteticamente e in modo grossolano sta a dire che questa forma di rito è con il ruolo dell'intellettuale ha a che fare, è tipico della democrazia di massa. Ossia è un qualcosa che non caratterizza gli economisti soltanto, caratterizza altre forme di sapere, ma è una parte, io direi, funzionale, che è essenziale, insomma sì, necessaria nel funzionamento di una democrazia di massa. Bene, opinabilissimo tutto quello che ho detto, però vi pongo una domanda. Dove sta portando tutto questo? Bene. Non lo so, ma due osservazioni le faccio. Tutti noi abbiamo, credo, osservato che il ruolo quale cittadini sta diminuendo. Noi man mano ci vediamo sempre più come utenti di qualche cosa, come consumatori di qualche cosa. Quindi mi pare che ci sia un passaggio da cittadini a consumatori. Tempo fa, diversi anni fa, un matematico di Roma, Lucio Russo, ha scritto un bel libretto che si chiama Segreti e Pastuccini. Ecco, in quel libretto sostanzialmente si ricorda come le principali letture che noi gran parte della nostra vita quotidiana noi facciamo sono di libri che rassomigliano a manuali dell'utente.
Cioè noi leggiamo il manuale di come adoperare il telefonino, il manuale di come, e qua una domanda ai miei colleghi, noi tutti sappiamo che tipo di trasformazione hanno subito i nostri libri di testo negli ultimi 20 anni, per esempio. Sono diventati sempre più simili a manuale per utilizzare un software. L'altra faccenda è qualcosa invece che viene ampiamente discussa, in particolare nel saggio iniziale, nell'introduzione al libro, ed è quella che va sotto il nome di ordoliberismo, una parola che sembra quasi un'imprecazione, ma noi in realtà ci viviamo già dentro. Che cosa sta significando questo? Sta significando che man mano l'elemento che vedeva in noi la funzione di elettori sta cedendo il passo verso qualcosa che ci caratterizza sempre più come governati, come amministrati. C'è una regola, è stata imposta, e prima veniva fatto qui riferimento alle regole del patto di stabilità, per esempio, o all'idea molto più generale che il mercato impone. Ecco, questo non è che sia totalmente falso, a volte il mercato oggettivamente impone, ma non è sempre vero. E quello che ci manca, direi, è un manuale che ci permetta di dire quando è falso e quando non lo è. Questo non ci viene più fuori. Questa è la mia piccola prima osservazione. Se ho fare la seconda osservazione, che è di questo, dove stiamo andando, in un'altra domanda, dove stiamo andando. Ho intitolato, questo primo pezzo per i miei fini, l'atomo di carbonio, e adesso tra un po' spiego il perché lo chiamo così. L'economista ha un ruolo strano, si dice. In un libro scritto da un fisico che si è interessato di economia ed è il figlio di Sinus Labini che ha scritto questo libro, l'economista è individuato proprio come l'anello strano. Cosa vuol dire? L'anello strano, in quanto l'economista viene a svolgere un ruolo peculiare, in questo caso specifico dell'economista, che è quello di mettere insieme nella stessa persona il ruolo accademico, il ruolo di consigliere del principe, quindi strettamente politico, e il ruolo di formazione e di contributo all'informazione, quindi di formazione dell'opinione collettiva. Ecco, è pacifico, noi osserviamo che i più noti economisti a livello nazionale e internazionale occupano le prime pagine dei quotidiani con articoli di fondo che spesso, noi ci accorgiamo, dettano la linea, o cercano di dettare la linea al governo. Questo ruolo è specifico dell'economia. Però, e il libro ce lo dice, questi economisti, quasi tutti quelli che occupano queste posizioni, sono portatori di quelle che qui viene definito come l'egemonia culturale, cioè sono portatori di un particolare paradigma di pensiero per l'economia che porta poi a certe conseguenze, a certe conclusioni. Tuttavia, nonostante questa egemonia culturale, la crisi e la sua non previsione ha messo dei grossi dubbi a livello generale sull'utilità di questi pareri e sulla fondatezza delle loro analisi. Vorrei leggervi, credo di averla, ve lo leggo perché è scritto da un fisico e mi ha proprio stupito per questo. L'economia neoclassica, non considerando la complessità degli aggregati sociali, la struttura delle interazioni tra gli agenti, i percorsi storici e giuridici che hanno dato luogo ai mercati moderni, compie dunque un percorso che, partendo dall'aspirazione di assomigliare alle scienze fisiche, finisce invece con diventare una vera e propria ideologia politica caratterizzata solo da una grande dose di dogmatismo. Questo è visto da uno storico,
No. Come dire, uno potrebbe dire le stesse frasi, io potrei ritrovarle nel libro degli autori, ma gli autori, come dire, partono con l'idea proprio di mostrare i punti deboli, e uno potrebbe dire no, troppo facile trovarlo là, no? Lo proviamo invece. Ossia, le previsioni per l'economista, adesso vado molto in fretta, le previsioni per l'economista non sono come le previsioni per i fisici. Sono molto più complicate perché gli elementi di base non sono fermi, come invece è vero in buona parte della fisica. Ossia, si verifica per l'economia quello che si verifica in tutte quelle scienze che hanno a che fare col caos. Quando si fa previsioni, si fanno previsioni in situazioni dove c'è il caos, uno dei grandi rischi è il cosiddetto effetto farfalla. E cioè l'idea che spostando una piccolezza là, in realtà succeda qualcosa di grande qua. Questa e questo però è matematicamente, fisicamente dimostrato in certo senso, nonostante negli economisti, ma neanche una parte dei fisici sembra voler sentire questo. Sentite cosa dice, cosa dicono i fisici a fronte di questo tipo di complessità di fare le previsioni. Di fronte alle difficoltà di applicare teorie fondamentali all'universo osservato, alcuni ricercatori hanno chiesto un cambiamento del modo in cui si fa ricerca in fisica teorica. Hanno cominciato ad argomentare esplicitamente che se una teoria è sufficientemente elegante ed esplicativa, è sufficiente per non essere testata sperimentalmente, rompendo con secoli di tradizione filosofica nel definire la conoscenza scientifica come empirica. E Popper direbbe che la teoria deve essere falsificabile per essere per avere questo, questo nome. Ecco, questo ricorda, molti di noi ricorda quale come spesso noi vediamo lavori nel campo dell'economia essere caratterizzati da. E qui molto spiegativamente arriva il mio aneddoto e il perché ho intitolato questo pezzo l'atomo di carbonio. Questo modo di pensare che ho così descritto è diffuso, è più diffuso di quanto noi pensiamo. In una riunione, cioè cos'è che è diffuso? A uso degli studenti voglio essere chiaro a rischio di pedanteria. Quello che è diffuso è che nel ritenere che il sapere possa essere parcellizzabile, e cioè che ci esista un sapere definito e che non esista un sapere che invece è incerto e che dipende da tanti elementi, ciascuno dei quali deve essere di volta in volta verificabile. Le scienze sociali sono così, i fenomeni sociali sono di questo tipo qua. Bene, in una riunione in fase di esame della riforma universitaria ultima, era presente anche una persona che è qui in sala oggi. Mi dispiace tu sia terrorizzato. Non ti riguarda. No. Quando alcuni di noi sostenevano la utilità di far sì che esistessero facoltà, insomma, allora, multidisciplinari, qualcuno osservò, ma senza nessuna cattiveria, osservò, ma l'atomo di carbonio è lo stesso che lo studi un fisico o che lo studi un matematico. Adesso, per l'atomo di carbonio è ineccepibile, ma i fenomeni collettivi hanno degli elementi formativi alla loro base che sono di natura diversa e fa differenza, nel senso che questi qua devono essere presi in considerazione. Se lo studia un matematico o se lo studia un fisico, un fenomeno collettivo necessariamente ridurrà il fenomeno ai propri strumenti. Ecco quello che questo induce a fare. Questo ha implicazioni non piccole, a mio avviso, per il sistema di valutazione della ricerca, ma questo
non ne parlo per niente. Adesso, dove si va? Questo chiudo in pochi secondi. Dove questo a mio avviso sta portando? Beh, questo è evidente, sta rendendo necessario che a quella domanda di risposte che c'è, che ho indicato all'inizio, ecco, gli si dia una qualche risposta. La risposta che a mio avviso sta venendo fuori, curiosamente, è dalla gestione delle grandi banche dati. Cioè, l'idea che sta venendo fuori è che la nostra, essendo aumentata in maniera notevolissima la capacità di analizzare dati, noi riusciamo, facendo questo, analizzando una quantità di dati non immaginabile fino a ieri, a tirar fuori dai dati quelle informazioni che ci danno per fare le decisioni. E chiudo con un altro piccolo saggio di un teorico della teoria dell'informazione e della comunicazione. Questo è un mondo in cui enormi quantità di dati di matematica applicata sostituiscono ogni altro strumento che potrebbe essere usato. Al di fuori di ogni teoria del comportamento umano, della linguistica alla sociologia, dimenticate la tassonomia, l'ontologia e la psicologia. Chi sa perché la gente fa le cose che fa? Il punto è che le persone fanno determinate cose e che noi siamo in grado di monitorare e misurare con precisione senza precedenti. Poi dice, con dati a sufficienza i numeri parlano da soli. Ecco la conclusione a parole di Olivia. I numeri parlano da soli, non c'è bisogno di teorie. Il libro in cui questo elemento è contenuto è esattamente questo titolo, il fine, la fine delle teorie. Ecco, questa è la strada che mi pare si stia aprendo di fronte a noi. Un gran punto interrogativo e chiudo, grazie. Grazie, lasciarlo a Di Maio che è più serio di me per confesso. Dunque, vi ringrazio veramente molto di averci invitato, perché è difficile che un seminario, ormai i seminari in Italia hanno un numero di audience pari al numero di relatori, quindi ormai per far avere successo ad un seminario si portano asintoticamente ad infinito il numero dei relatori, in maniera tale che per rispetto reciproco ci si senta l'un l'altro. Avere dei ragazzi che sono stati a sentire, non ero io, roba di economia o di meta economia per 90 minuti è un successo ovviamente della professoressa e della vostra sensibilità. Io vi parlerò 5 minuti, molto in generale. La prima per dirvi che, tornerò tra un attimo sulle cose più innocenti, ma per dirvi che il nostro libro, per quanto modesto e piccolo, è un piccolo tentativo di fuga personale, gli elementi psicologici sono inevitabili anche dietro le scienze sociali, no? Le razionalità estreme, non so se cito un eterodosso, perché questo è un ambiente particolare dal punto di vista psicanalitico, ma Lacan diceva che l'estrema razionalità è il momento che precede la follia. Ora non so se gli adepti di altre scuole siano d'accordo, ma è che qua siamo. Però sostanzialmente quando si è molto razionali stiamoci attenti, perché significa che siamo più di là che di qua. Quindi sostanzialmente il modello con cui noi ci siamo basati, un modello di assoluto, dicevano Giardi, Bellano, un modello di assoluta razionalità, il nostro tentativo di vedere cosa dietro questo modello di assoluta razionalità, o che è stato chiamato da altri della mano invisibile del mercato, si cela e cosa ci può dare e non ci può dare. Mi ripeto, perché noi stiamo facendo dei giri per alcune università, il New Yorker ha fatto una vignetta la settimana scorsa e si dice che hanno scoperto in America che la mano invisibile del mercato è ambidestra.
quindi con la destra può fare, come dire, ordine, legalità, equilibrio e armonia, con la sinistra non si sa, forse fa il mondo concreto rispetto a quello che tu ci chiedevi prima. Quindi se la mano invisibile del mercato è a destra, vuol dire che le certezze assolute non ci sono. Un'altra cosa generale, questo tentativo di uscire da questo modello che poi con Amedeo parlavamo, oggi per esempio abbiamo letto su Repubblica in treno l'intervista prima del commissario europeo Moscovici, forse lo accennerai tu, dell'economista tedesco che un po' segue la Merkel. Oggi in Europa, per dirvi, voi avete studiato il microfenomeno. Siamo in un mondo schizofrenico e polare. Da un lato si tenta di dire superiamo la recessione con un elicottero della Banca Centrale Europea che butti banconote. Ragazzi, non è una provocazione, è un'ipotesi non messa che potrebbe essere seguita con l'elicottero, ma probabilmente con dei finanziamenti, con dei benefits in conto corrente a tutti i cittadini europei. Quindi da un lato il modello è dobbiamo aiutare l'Europa a riprendersi, quindi diamo quello che Friedman e Keynes in altri modi parlavano, non è importante oggi la differenza tra Friedman e Keynes. Dall'altro ieri la Commissione europea ci ha tagliato, ci ha tirato le orecchie perché volevamo flessibilità, volevamo spendere un po' più di oggi in disavanzo pubblico sotto il vincolo che domani saremmo stati più severi. Dunque un modello chiaramente schizofrenico, no? Perché c'è un pezzo d'Europa che per superare la recessione vuole regalare quanto? 1.800 euro a ciascuno di noi, dall'altro, perché Friedman è partito a 1.000 euro, dall'altro c'è un pezzo, non che Draghi sia buono, dovremmo aprire una discussione completamente diversa, ma questo è un indice di schizofrenia, no? Quel modello di estrema razionalità superata la quale siamo in un terreno diverso. Quindi questa è la situazione in cui ci muoviamo. E per dirvi un altro dei punti principali, poi passerò ai nostri amici, fino agli anni 30, se le cose, mettetemela, fatemela passare così, Kuhn e Popper si saranno rivoltando, se le cose non andavano bene, la realtà faceva premio sulle teorie. No, immaginiamo una teoria che negli anni 30 dice il capitalismo, il mercato è il migliore dei mondi possibili. Poi esce qualcuno e dice no, veramente ci stanno 14 milioni di disoccupati. Ma no, la grande. Allora, la struttura, la realtà sconfessava la teoria. Tant'è che è giunto un giorno un radical di blues, di John Maynard Keynes, che tra una discussione e l'altra con Virginia Woolf ha detto il capitalismo non è il migliore dei mondi possibili. Può avere disoccupazione involontaria, cioè coloro che vorrebbero lavorare al salario corrente non tutti sono occupati. E ci fu un mutamento del paradigma. Quello che pensiamo io a Medeo, ma lo lascio anche come riflessione ai nostri amici, è che oggi la realtà non riesce a sconfessare una teoria. Io lo trovo straordinariamente pericoloso se la realtà oggi non riesce a sconfessare uno. Pensate alla crisi, alla recessione internazionale. Dal 2007-2008 siamo in una recessione ancora maggiore di quella della grande crisi, se abbiamo lasciato il paradigma teorico con lo slogan del Financial Times "We are all Keynesians now" per 6 mesi, 7 mesi, un anno, dopodiché siamo ritornati alla vecchia teoria, il che vuol dire che oggi il mondo ha un problema di rapporto che lascio a filosofi della scienza, del rapporto tra modello teorico interpretativo e principio di falsificabilità. Io non ne so uscire, ma probabilmente voi siate più colti e più intelligenti. Dunque, quindi questo vuol dire
che il rapporto terra piatta, terra rotonda, a proposito di quello che diceva prima Ciardi, è che c'è oggi c'è un modello interpretativo che da un lato tende a stabilire che il mondo è percorso da disoccupazione, dall'altro si inventa, ve lo dico come si scrive, effetti keynesiani di politiche non keynesiane. Vi prego anche in termini alla Chomsky, alla Eco, di vedere effetti keynesiani di politiche non... Cosa vuol dire? Che politiche austere non keynesiane possono avere effetti keynesiani, cioè espansivi. Quindi l'ossimoro, effetti keynesiani di politiche non keynesiane, significa che oggi c'è una teoria che è molto... per esempio sono di questo approccio teorico i maggiori editorialisti economici del Corriere della Sera, ma come dire, semplicemente un esempio, no? Se oggi ci fosse stato Marco che viene dalla Bocconi, forse lui avrebbe potuto dirci qualcosa sull'ambiente intellettuale in cui quegli studi si pongono, sostanzialmente... quella è la terra rotonda e noi saremmo la terra piatta, se la mettiamo in termini. Questo porta una qualche frustrazione personale, quindi uno scrive libri, ma poi come dice Keynes, prima o poi quando sarai libero del bisogno, diceva Keynes, sulle conseguenze economiche dei nostri nipoti, mi dedicherò al balletto, alla filosofia e alla religione. No, non siamo liberi dal bisogno, ma io ogni tanto a qualcos'altro mi dedico, perché non possiamo fare questa Cassandra continua nell'occupare questo spazio. Lo stesso riguarda su Bellandi in Mezzogiorno. Sì, è vero. Sul Mezzogiorno, ragazzi, si sta verificando una cosa di questo tipo, che l'abbandono, ormai, come dire, la parola meridione, meridionaliste, fa parte di un retaggio che ideologicamente è stato abbandonato. Oggi bisogna parlare di regioni in ritardo di sviluppo, lagging regions, non... quindi il termine meridionale, meridionalismo, evoca quelle figure che Bellandi ci diceva. Io credo di dire la stessa cosa, voglio dire due cose. La prima, ognuno ha la classe politica che si merita, quindi questa cesura società civile, politica e civile in genere ci credo abbastanza poco, credo che ci sia stata una qualche funzionalità. Questo voi non lo sapete, ma per esempio in un corso che si chiama Sviluppo Economico studierete il rapporto tra le istituzioni in cui la politica entra e lo sviluppo economico. In Italia si pone un problema di rapporto tra istituzioni e politica. L'altro è un altro concetto, chiudo sulle preziose valutazioni di Bellandi, che riguarda un concetto molto... Oggi la psicanalisi torna molto, non deve essere un caso. C'è un concetto molto adoperato in psicanalisi, resilienza. La resilienza indica un processo, no? In cui, devo evitare di dirvelo in napoletano, ma l'idea del principio è che più una persona prende mazzate, più reagisce. Napoli più si ammazzata, no? Allora, il principio qual è? Che in Europa questa crisi sta divenendo una cartina al tornasole tra due diverse regioni in ritardo. Ci sono, mentre prima parlo adesso in maniera un po' più corta, prima c'erano due classi in Europa, le regioni in crescita e le regioni con minor crescita. Dal 2007, con modelli di carattere a resilienza, che hanno in un geografo Ron Martin, di Cambridge, il suo teorico maggiore, c'è l'idea che le regioni deboli a loro volta si sono divise in due gruppi. Le regioni deboli che sono riuscite a reagire alla crisi e le regioni deboli che hanno reagito ancora peggio. Per cui il modello europeo sta determinando una tripla situazione e noi
le regioni meridionali stanno insieme alla Grecia, cioè il gruppo X che vediamo oggi. Questo perché? Chiudo su Bellanti, perché se io ho avuto una recessione, una crisi in passato, sarò ancora più debole nella crisi futura, no? E questo è il principio delle esantemie, delle malattie esantemie. Quanto più l'avete preso in passato, tanto più la vostra immunodeficienza rispetto alle malattie esantematiche sarà maggiore. Voglio dire, la recessione oggi nel mezzogiorno è forte perché l'abbiamo avuta ieri, non abbiamo sanato quella di ieri e quindi oggi gli effetti saranno ancora maggiori. E c'è un ragazzo che studia all'Università di Catania, Paolo Di Caro, che studia molto bene questi problemi, anche lui un po' box clamans in deserto. La terza cosa, a Patrizia, ha ragione Patrizia, c'è qualcosa di sacerdotale in tutto ciò. Sottolineo due cose, che rispetto a prima, rispetto al modello di cui tu parlavi, cioè, ma anche ori aristotelici, c'è l'idea che il sacerdote intellettuale venga a spiegare. Santo Dio, oggi cos'è lo spread? Ce lo insegna poco a poco, vuol dire cambiare la carità del sacerdote. Io non vorrei essere come intellettuale, preferisco anche l'intellettuale organico, cioè, che sia Bruno Fetta a spiegarmi perché lo spread è a certi livelli, francamente, ho qualche reazione allergica. La seconda, acutissima interpretazione, quello di Patrizi sui dati. Sapete qual è il libro più venduto nel 2015? Il capitalismo di Piketty. Come si chiama il titolo? Piketty è il libro, non il libro più venduto di economia, il libro più venduto nel mondo di economia. Il libro più venduto nel mondo nel 2015 è stato Piketty, che è uno studioso francese, quale ha scritto un libro su un argomento apparentemente di sinistra, la tendenza mondiale delle diseguaglianze. Ebbene, al libro di Piketty, che già, da dire, già 70-80 pagine di statistiche, non c'è una sola ipotesi interpretativa. Cioè, l'ipotesi interpretativa, la domanda è determinata, la funzione di domanda varia diversamente al caso. Questa è un'ipotesi interpretativa. Se voi cercate nel libro di Piketty un'ipotesi, noi l'abbiamo sottoposta a vario approfondito nel dipartimento con i dottori. Se voi pensate che ci sia una sola ipotesi su quali siano le determinanti mondiali dell'aumento della sperequazione nella ricchezza, non lo trovate. Sapete qual è il suo referente teorico? Sarà Marx, Malthus, Smith, Ricardo e Simon Kuznets, uno statistico, il quale si è occupato in tutta la sua vita di fare collage, persona straordinaria dal punto di vista storico. Ovvero, oggi il mondo, a seguito di questa struttura, sta perdendo la necessità di teorie, no? È come l'articolazione del linguaggio del ragazzo che su Facebook, parlando, per estrinsecare un sentimento, dice adesso devo fare pipì. Perché un ragazzo deve scrivere? Adesso mi allontano un attimo. Cioè il mondo sta determinando delle frasi che determinano certezza e nessun bisogno se non l'ambiente verrà. Ma questo non lo dico di voi, lo dico di ciascuno. Ormai la frase incidentale, non è più una frase adoperabile, perché perde la connessione tra il sacerdote e il suo bisogno, soggetto, predicato e complemento. Scusate. Naturalmente io in memoria del rischio un po' di tempo perché è stato ascoltato, ovviamente molto breve,
però lasciatemi dire, al di là dei ringraziamenti, ma lasciatemi dire che mi fa molto piacere che chi ha discusso del libro abbia colto sicuramente un elemento, ed è quello del, non della interdisciplinarità, perché il libro non è stato scritto se non da economisti. Tuttavia hanno percepito da economisti che avvertono il bisogno dell'interdisciplinarità. E questo ovviamente ci fa molto piacere. E andando nell'ordine degli interventi, quindi inizierò con lo sport della scienza, sono verissime le cose che dice, ci vuole delle questioni, quindi la prima questione è di demanda, insomma ancora si dibatte sulla vecchia storia se l'economia è una scienza, quindi c'è contento una scienza esatta o una scienza sociale con tutti i suoi problemi maggiori di natura epistemologica. Allora io dico che la scienza economica, coloro che pretendono che sia una scienza con una base epistemologica molto forte, sono coloro, per dirla alla Popper, che chiamano le congetture ma senza le confutazioni, quindi senza assolutamente avere la teoria della falsificabilità. E l'altro problema di natura scientifica è che la scienza economica ha a che fare inevitabilmente tra l'assolutismo scientifico e il relativismo scientifico, se mi si passa questi due termini. Insomma, la meta di Newton o ci troviamo nel 700, nel 500, nel 3000 a.C., sicuramente avrà sempre la stessa direzione. Allora il problema della meta di Newton è interpretare del perché di quella traiettoria. L'interpretazione può modificarsi nel tempo. Interpretazioni possono risultare definitivamente superate da altre, ma quando invece cambia l'oggetto di studio, facciamo proprio certo che l'economia dell'Ottocento sia l'economia del 2000, allora se cambia l'oggetto, tranquillamente noi possiamo trovarci a non confrontarci. E quindi potremmo in teoria tornare anche alla terra piatta. Ovviamente questo non contraddice proprio quello che io ho scritto, perché il significato è ancora leggermente diverso, ma avendo osservato ripetutamente che un'azione produce un effetto diverso da quello sperato, atteso e congetturato, è possibile insistere nel ritenere che quell'azione produce quell'effetto? E questa è la domanda che noi ci poniamo, l'appunto che noi diamo. E poi ancora, con riferimento anche all'intervento di Ciardi, ci viene da rispondere anche del perché avevo voluto scrivere questo libro, sia pure con la consapevolezza che il testo rappresenta la ciotola del ragazzino osservato da Sant'Agostino sulla spiaggia, lo sapete, no? Che voleva Sant'Agostino chiede, ma cosa stai facendo? Insomma, voglio mettere l'oceano in questa buca della sabbia, insomma, quindi ne siamo altamente consapevoli. E tuttavia, pur con questa consapevolezza, ci sono elementi che ci hanno sfidato. Allora, lo diceva il collega Luca Maragni, stamattina in treno venendo da Napoli e sulla Repubblica, sul quotidiano La Repubblica, c'è un'intervista al direttore, presidente di un centro dell'Università di Fisburgo, che si chiama, il centro si chiama Eugen. Eugen è il cognome di un economista dell'epoca, diciamo, che studiò negli anni 30 e morto negli anni 70, e che è uno dei fondatori dell'ordoliberalismo che è stato citato. E allora si fa questa intervista e risponde, la domanda è: ma insomma avete critiche da fare su come la Commissione europea ha reagito alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità riguardo al deficit di bilancio? Dice: certo che ho da dire, c'è qualcosa che non andava fatta, e la verità è che la Commissione si sta slanciando, la Commissione europea, e dovremmo cercare di istituire una commissione indipendente che osservi, giudichi e controlli la Commissione europea.
Dopodiché non mi chiedo che cosa accadrà tra qualche anno, ci si chiederà una connessione che controlli la connessione che deve controllare la connessione europea, allora forse non abbiamo torto nel scrivere nel libro anche un riferimento a Marcel Foucault, e quindi un riferimento a chi parlava dell'ordoliberalismo come di un fenomeno che serviva per la governabilità, che serviva quindi a modificare il cittadino così inteso nel periodo illuminista a mero consumatore. Ancora l'altro motivo per cui abbiamo scritto questo libro, sia pure detto con la consapevolezza della sua valenza, è stato detto giustamente che il mito dei miti in economia è quello della mano invisibile, ma è un mito addirittura sul piano storiografico, perché Adam Smith cita tre volte la mano invisibile non solo nella Ricchezza delle Nazioni ma anche in altri suoi testi, e in tutti e tre i casi non riguarda assolutamente quello che noi intendiamo per mano invisibile. A memoria cita come elemento di irrazionalità degli uomini, perché la mano invisibile è come se fosse una forza di segno zodiacale, e quindi gli uomini che credono nel destino. E questo destino è la mano invisibile, e che ha a che vedere naturalmente con quello che noi pensiamo oggi. Nel 1950 uno che diventa premio Nobel, un certo Stiglitz, scrive un articolo perché desidera, con capacità di formulazione matematica molto alte, desidera ragionare intorno al rinnovamento di una branca dell'economia che si chiama economia del benessere. Allora, quello che probabilmente, anche sicuramente avete studiato, l'ottimo paretiano, il Fairbanks, allora questo signore, questo Stiglitz, ci dice come si raggiunge questa l'ottimo dei prossimi attraverso la mano invisibile. Chi lo dice? Allora, allora, è chiaro, ripeto ancora una volta, non possiamo avere la presunzione di poter contestare tutti questi punti, tuttavia, insomma, c'è il dovere quasi morale di tentare di fare. Ancora, diceva Ciardi, ma insomma tutte le scienze devono partire, anche per le loro tesi attuali, partire dalla storia, perché se non partiamo dalla storia non capiamo. La storia ci aiuta a capire il formarsi di quelle idee, ci fa capire il contesto. Bene, sapete cosa stiamo vivendo oggi? Oggi stiamo vivendo non l'assenza di memoria, ma volutamente l'uccisione della memoria. Andatevi a guardare gli articoli scritti da giovani economisti, quindi non voglio parlare di altre scienze, ma ho il timore che sia vero anche lì. Troverete che l'articolo pubblicato più antico non supera i 5 anni. E quindi è una vera produzione per la produzione. Non è, sto parlando di linea di massima, ci mancherebbe altro, ma non è lo strumento attraverso il quale vogliamo migliorare il nostro sapere. Perché dico questo? Perché in economia, se si andasse oltre i 5 anni, probabilmente si scoprirebbero tante altre cose già dette e che non c'è bisogno di spostarle per ritrovarle nuovamente con nuova virginità. Ancora, Bellandi ha parlato del problema del mezzogiorno e ci si è riferito anche Ugo Marani. Perché lo abbiamo inserito? Solo questo dico. Lo abbiamo inserito perché in che cosa consiste il voto comune? Non solo consiste nel fatto di considerarlo già volta, ma è una serie di errori metodologici che si fanno quando si pensa al mezzogiorno nel modo in cui abitualmente si pensa. Allora, guardiamo l'intero paese Italia e guardiamo i suoi valori medi. Il reddito medio, il consumo medio, tutte le variabili possibili di economia. Sapete cosa state osservando? State osservando insieme a voi. E state osservando una realtà non esistente. Allora io salto, ho due individui davanti a me, un signore alto 1,80 e un altro alto 1,40. Allora faccio il vestito in funzione della media di queste due altezze. Ma allora il vestito per chi lo sto cucendo? Lo sto cucendo per un insieme vuoto.
Quindi questo è il primo elemento. Allora, qual è il sistema di riferimento? È il sistema Italia, e allora non posso scindere i due elementi. È come se fossero totalmente separati. Ancora l'altro aspetto. Ma quando c'è stata l'unificazione italiana, si parlava di unificazione politica, a cui avrebbe dovuto seguire l'unificazione economica. Ed è quello che è accaduto, è stato richiamato nel secondo dopoguerra. L'efficacia e anche un'efficacia contestuale dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno nell'immediato secondo dopoguerra. Concettuale, perché l'obiettivo era l'unificazione economica. Quando invece comincia a esserci una questione meridionale, ma anche una questione settentrionale, e quando si comincia a parlare, dalla parte citata anche di Fabrizio Sbarra, per esempio, della necessità dell'autopropulsione, si sta dicendo qualche cosa che non ha più valenza economica, ma ha soprattutto valenza politica. La questione meridionale è una questione meridionale. Allora, l'economista può fare a meno di considerare che nel proprio ambito di ricerca ci siano le questioni politiche? Allora, è un luogo comune immaginare che si possa parlare di Mezzogiorno, ma di infinite altre cose, soltanto con l'economics, dimenticando l'economia. Ancora, Patrizio, collega della mia disciplina, ci ha posto proprio alcune domande. Domande robustissime, da dove veniamo, e quindi di riti e di sacerdoti. È proprio così, ci sono i sacerdoti, ma per quale motivo ci sono i sacerdoti? Per quale motivo ci sono i sacerdoti nella legge classica, e per quale motivo ci sono ancora? Questi sacerdoti ci sono soprattutto per motivi implicito o esplicito di potere, e allora sono coloro che devono fare appello alla retorica oltre che al rito, e perché hanno bisogno di collocarsi, ordinarsi in termini di potere, non di forma altri elementi. E allora il potere ha sacerdoti di, come sapete, di alta gerarchia, e sacerdoti che nella gerarchia stanno un po' più in basso. Allora, coloro che sono nella gerarchia un po' più in basso sono anche i nostri colleghi economisti che scrivono sulle prime pagine del Corriere della Sera, scrivendo con un formulario che può essere compreso da tutti quanti. E poi vi è invece la sibilla economista. E la sibilla economista, cioè quella che capisce solo lei, butta foglie per terra, no? L'albero per terra, e comincia a interpretare, e il poverino che dice: ma come fa a leggerci queste cose? Ma me lo dice lui. Ed è, per esempio, la grotta della sibilla la potete trovare sulla mente economica del più, se andate in cercherete, ne troverete di tanto. Ancora. E il sacerdote nasce, certamente, dice, ed è interessante la tesi di Patrizio, dal suo generale, anche dall'incremento demografico dal XIX secolo che è sviluppato, e quindi la necessità dell'intellettuale. E ancora, naturalmente, lo dice, uno strumento adoperato è proprio quello della banca dati, uno strumento in passato tecnicamente impossibile, eravamo molto più limitati. Quello della banca dati a me ricorda un'analogia con i geografi del Medioevo. I geografi del Medioevo discutevano su quale potesse essere la carta geografica ottimale, e finalmente uno di loro la intuì e la espresse. E quella scala un euro. E quindi il sogno dell'economista quantitativo è di poter navigare in una scala un euro. Soltanto che la scala 1-1, come dice uno scrittore napoletano, la Cappia, famoso, che dico a morte, e ci dice: la scala 1-1 è come la mosca della bestia, non sa dove è uscita, non sa assolutamente dove è. Gli economisti oggi fanno finta di non trovarsi
come mostre nella fase. Credo di aver finito, sono quindi dalla parte ipocrita e interessante. Grazie a tutti e ci vediamo martedì domenica.